Possiamo introdurre allora i periti. Benissimo. E allora, chi parla è il professor Fazzari? Perlomeno all'inizio, tanto per... Bene, signori, allora avete compiuto l'indagine che la Corte vi aveva demandato? Sì, c'è anche una relazioncina scritta. Sì, questa che ovviamente... è sempre opportuna, direi, soprattutto così. No, ma non c'è nessun problema, grazie. Ce la può anticipare una copia anche a noi che siamo parti? Come... Io l'ho votata nel biennio. Va bene, non c'è nessun problema, via. Avvocato, la vuole proprio ora, non la può prendere dopo. Comunque, l'avete pronta? Benissimo. Oh. Giustissimo. Va bene. Ecco, allora, professor Fazzari, ci vuole illustrare intanto le conclusioni? Partiamo da quelle, se siete d'accordo. Direi che le conclusioni sono condizionate alla situazione attuale del signor Pacciani. Quindi noi abbiamo riscontrato che attualmente nei riguardi dell'altezza è alto centimetri 164. 164 attualmente. Attualmente Pacciani è 164 centimetri. E questo direi è l'unico dato sicuro che abbiamo in relazione a questo problema. Con gli esami fatti ovviamente sono venute fuori che il signor Pacciani ha delle gravi alterazioni artrosiche a livello particolarmente della colonna vertebrale, il che certamente condiziona quello che può essere l'altezza nel tempo. E qui ci siamo trovati un po' in difficoltà, nel senso che... Questo lo immaginavamo. Ma più che altro, non dal punto di vista della ricostruzione teorica, per quanto era possibile sulla base delle conoscenze sia cliniche sia statistiche antropologiche che il professor Chiarelli, con i calcoli che il professor Chiarelli ha fatto. Ma più che altro ci siamo trovati in difficoltà perché ci siamo trovati di fronte a un dato, diciamo anamnestico in certo qual modo, che ci ha messo in una situazione un po' critica e che è rappresentata dal foglio matricolare relativamente alla visita di leva effettuata nell'agosto del 1943, ovvero sia quando il Pacciani aveva 18 anni. E sul foglio matricolare si parla di centimetri 165. 165. Il che automaticamente... Se la matematica non è un'opinione, significa che dal 43 al 1994 si sarebbe ridotta di un centimetro. Cosa che per noi non è naturale, diciamo, sia per quello che riguarda l'evoluzione fisiologica della vecchiaia, indipendentemente dal resto, sia per quello che riguarda le alterazioni, ripeto, che abbiamo trovato, le alterazioni patologiche che abbiamo trovato, addirittura anche nei riguardi dei calcoli che il professor Chiarelli ha potuto fare e che partendo dalla lunghezza delle ossa lunghe e riportandosi quindi a una altezza teorica del soggetto in condizioni fisiologiche, ovviamente senza considerare la patologia, lo ha portato a considerare con diversi calcoli un'altezza media come minimo di 1,70 in condizioni di massimo sviluppo dell'apparato scheletrico. E quindi ci troviamo di fronte a questi dati. Ce n'è un altro, no? La carta identità, qualcosa del genere, che era 1,69, se dovrei ricordare. Ecco, noi la carta identità non l'abbiamo avuta, e d'altra parte è un documento sì identificativo, ma che sull'altezza, visto la metodologia che noi seguiamo per indicare l'altezza della carta d'identità, certamente non ha un valore probatorio, certo, e quindi non l'abbiamo presa in considerazione. E quindi ci troviamo di fronte a questi dati. Per i calcoli, diciamo, antropologici, il risalire al massimo sviluppo scheletrico porterebbe a una media intorno a 1,70 m. Dal punto di vista clinico, diciamo, considerata l'altezza attuale,
nella situazione più minima, diciamo, di perdita di altezza nel tempo, noi siamo arrivati a considerare certamente non inferiore a 1,67, ovvero sia la perdita di 3 centimetri negli anni per la patologia esistente. Il foglio matricolare ci dice 1,65. C'erano ecco. Quelle sbarre belle pese, ecco, che dunque, mettono... Scusate, se non ricordo male il quesito, era un doppio quesito, si diceva di dirci quale fosse la presumibile altezza del Pacciani al settembre 83 e poi al settembre 85. Ecco, appunto, sì, oscillando dall'83 all'85. Ora, sotto questo aspetto, ecco, si entra nel merito della patologia esistente. Certamente siamo di fronte a una artrosi di media gravità, diciamo, medio grave, direi, in certo qual modo, per la quale, visto l'età attuale di 69 anni, si deve pensare che sia insorta da molto tempo. Ma questo molto tempo, al solito, è un dato di riferimento molto vago, perché si tratta oltretutto di una persona dedita al lavoro che per molti anni ha lavorato nei campi, quindi l'artrosi, come si sa, addirittura c'è chi sostiene di doverla considerare malattia professionale per i lavoratori agricoli, quindi addetto a un lavoro pesante in ambiente sfavorevole potrebbe anche avere un'evoluzione precoce, diciamo, un inizio precoce. Sotto questo aspetto abbiamo trovato un dato della cartella clinica relativa al ricovero del Pacciani nella casa circondariale di Pisa al centro clinico, e lì si parla già nel 1981, ora, per l'artrosi, insomma, in quel periodo, ora si può guardare l'anno preciso, si parla già di dolori di artrosi dorso-lombare, quindi evidentemente c'era già, 87, ecco, nel 1987 c'era già un dato clinico di artrosi dorso-lombare. Ma il dato clinico che cosa significa? Significa che la persona si lamentava di questo disturbo relativo che ha permesso la diagnosi. Ma noi sappiamo anche che la sintomatologia artrosica spesso e volentieri è del tutto sganciata dalle condizioni di patologia effettive della persona. Ci sono gravi artrosi senza dolori e ci sono minime artrosi con forti dolori. Quindi questo dato, dal punto di vista della cronologia dell'inizio della patologia, non ci dice niente. Sicuramente però l'artrosi che noi abbiamo trovato risale certamente a non meno di 10 anni, quindi siamo già in quel termine del quesito, nell'83, 80 e se ancora di più nell'87 sicuramente c'era già un'artrosi di un certo rilievo. Professor Chiarelli, vuole aggiungere qualche cosa lei? No, relativamente poco su quello che ha detto il professor Fazzari. Per quanto riguarda il calcolo della statura, a noi i risultati tornano intorno a 1,70 con 4 metodi diversi. Questa statura di 1,70 dovrebbe risultare intorno ai 30 anni, per cui ammesso decrementi vari si può fare i calcoli per il periodo e così. Secondo mio avviso 1,68. Nell'83-85, sì, in quel torno, penso, di tempo. Questa è un'approssimazione, ma abbastanza precisa. Il problema della visita militare ovviamente condiziona, però era il 43 quando non so come si prendevano le misure. Mm-hmm. Io non lo so nemmeno ora. Dottor Cianciulli, cosa ci dice a proposito, lei che è ortopedico, specificatamente di questa artrosi? Il professor Fazzari mi sembra che abbia risposto esaurientemente. L'unica cosa che voleva aggiungere, da un punto di vista strettamente ortopedico, che sono stati eseguiti dei radiogrammi piuttosto accurati in varie proiezioni
in pratica è stata fatta una panoramica di tutto il rachide, sia in piedi che sdraiato, sia in antero posteriore che laterale, per vedere le modificazioni che si venivano a determinare fra la posizione eretta e la posizione sdraiata, e la presenza di manifestazioni artrosiche indubbiamente è favorita anche dal fatto che il signor Pacciani presenta una scoliosi dorsolombare sinistro convessa preesistente, congenita, perché non vi è nessuna manifestazione secondaria che può determinare una scoliosi di quel tipo. E allora si sa bene tutti che quando c'è una variazione dell'asse di carico, come succede nelle scoliosi, le manifestazioni artrosiche si evidenziano più precocemente, il tutto favorito poi anche dal fatto che trattasi di un soggetto marcatamente obeso. Oggi il signor Pacciani pesa 97 kg e difatti radiograficamente si hanno delle grossissime manifestazioni artrosiche, in pratica interessano tutto il rachide, soprattutto a livello dorsale e lombare, le vertebre sono deformate, come si suol dire, a rocchetto, con dei grossi fenomeni osteofitosici e delle discopatie multiple. E noi, sulla base, poi in più c'è una cifosi senile in proiezione laterale con una deformità a cuneo dei corpi vertebrali anteriormente, e quindi di comune accordo anche sull'esperienza siamo venuti alle conclusioni, come diceva anche il professor Chiarelli e il professor Fazzari, che considerate le deformità a rocchetto, considerate le discopatie, considerata la cifosi senile secondaria all'età, è indubbiamente un accorciamento prudenzialmente, come scritto in relazione, di 3 cm con un massimo di 4 cm ci sta tutta. Ovviamente la datazione è difficile perché purtroppo, come diceva giustamente il professor Fazzel, non abbiamo nessun elemento di riscontro, non abbiamo nessuna radiografia, nessun radiogramma per poter confrontare quanto era 10 anni fa rispetto ad oggi. E questo è il grosso handicap del nostro lavoro. Quelle radiografie che si pensava del torace, quelle radiografie che ci hanno messo a disposizione sono 2 radiogrammi che riguardano il torace, ma per campi polmonari. Qualche volta in questi radiogrammi si vede sullo sfondo la colonna. Nel caso in questione, purtroppo, le radiografie sono bruciate, come si suol dire, è tutto bianco. Quindi l'unico dato che abbiamo è che in una cartella clinica, quando fu ricoverato per i problemi cardiaci, nell'87 viene riportato artrosi dorsolombare, però è molto vago il termine, è molto generico, non ci dice la gravità di questa artrosi. Bene, allora le parti, signor Pubblico Ministero, avete domanda? Mi scusi Presidente, posso aggiungere una cosa? Prego. Che non al di fuori del quesito che ci è stato posto, così da vecchio medico legale, diciamo. Certo, sì. Visto che si facevano queste misurazioni, mi sono permesso di misurare la distanza del gomito destro dal terreno, 118 centimetri, e dell'acromion, cioè dell'estremità della spalla, dal terreno, e il risultato 140. Ovviamente sono misure che potrebbero servire. Benissimo, in ha fatto certe bene posizioni. A fare queste misure, giustissimo. Prego, signor Pubblico Ministero. Sì, una domanda banale, ma vedo che il collegio termina con questa osservazione. E queste misure che loro ci hanno dato, quindi 1,70 in età adulta, 30 anni, ovviamente ipotetica o comunque ricostruita nel modo che è stato detto, 1,67, 1,68 successivamente, con tutte le perplessità o comunque le cautele del caso, sono misure a piede nudo, ovviamente. Loro dicono che alle misure sopra indicate devono essere aggiunti comunque almeno 3 cm per il logico utilizzo delle scarpe. È così? Certo. Grazie. Non ho domande. Signori avvocati di parte civile, avvocato Colao.
È ovvio che la misurazione sarà avvenuta a piedi nudi. Certo. Sì, lo abbiamo detto. Sì, e il, diciamo, il presidente, su domanda, aveva inserito, se fosse stato possibile, il misurare gli scarponcelli o quantomeno accertare questo dato di una persona che 3 centimetri, avvocato, l'hanno detto ora. No, così una, questa è una indicazione teorica, non basata sul vestiario del signor Pacciani, ovviamente. Sì, ma non è stata fatta. Una misura media che può valere per tutti. No, assolutamente. Va bene, ovviamente sì, uno stivale, magari uno stivale di gomma è più alto, insomma, questo dipende. Signori avvocati difensori? Sì, grazie. Presidente. Avvocato Bevacqua? Ma io più che altro volevo domandare se avevano fatto delle istanze per vedere documenti anche di altro tipo, documenti clinici, medici, perché qua si fa riferimento a 2 infarti miocardici, eccetera. L'hanno viste queste documentazioni loro? No, non ci riguardava. Le abbiamo, diciamo, abbiamo fatto riferimento a questi documenti nella speranza che in quei ricoveri fossero state fatte delle radiografie che ci potessero servire dal punto di vista della nostra ricostruzione. Quindi la documentazione oggettivamente l'hanno avuta sotto gli occhi. Le cartelle cliniche no, le cartelle cliniche dei ricoveri ospedalieri no. Non l'hanno avuto sotto gli occhi? No. Ecco, senta professore, sentano anzi. Loro parlano di gravi alterazioni artrosiche che risalirebbero come data genetica, come origine di questa alterazione a 10 o forse più anni. Tant'è che lei dice che in alcuni soggetti le alterazioni sono molte volte massive, grosse, però non si hanno delle sensazioni soggettive di dolore, mentre in altri soggetti. Ecco, le alterazioni che sono state riscontrate su Pacciani, così come vengono indicate, gravi alterazioni artrosiche, hanno una valenza, uno spessore di gravità di un certo tipo, cioè sono gravi, sono abbastanza... o no? Non lo so, io vorrei capire... La domanda va bene, però allora dobbiamo dire una cosa, ma lo sono ora, lo erano anche allora, 80, 83, 85. Dottor Giangiulli. Io credo di capire lo spirito della domanda dell'avvocato Bevacqua. Bisogna fare una distinzione, avvocato, fra quello che è il reperto radiografico e quello che poi è la clinica. Certo. Cioè uno può avere delle gravi, medio gravi, grossolane manifestazioni artrosiche e avere una modesta sintomatologia dolorosa e anche un modesto impegno funzionale e viceversa. Anzi, le dirò che a volte più strutturata è l'artrosi e meno è sintomatica. Cioè, in ultima analisi, uno può avere una grave artrosi e che sia scarsamente... poco dolore. Ecco. Ecco, però l'artrosi normalmente crea delle difficoltà, oppure no, nella struttura ossea, nei movimenti? O No. È quello come... che le volevo dire prima, cioè a un quadro radiografico molto spesso non corrisponde un quadro clinico analogo, fatto di dolore, di impegno funzionale, quindi di scarsa motilità, insomma. Okay. Ecco. È come... tranne che non rivesta articolazioni cosiddette portanti, come diciamo noi, cioè un'artrosi delle anche, un'artrosi delle ginocchia. Ci sono qua. In questo caso, anzi, ci tenevo a precisare che il nostro compito non si è limitato solo alla colonna vertebrale, ma come potrà leggere nella relazione, è stato fatto un accertamento, una panoramica in piedi dal bacino agli arti inferiori, questo per escludere altri motivi di accorciamento del signor Pacciani, perché manifestazioni artrosiche dell'anche, manifestazioni artrosiche delle ginocchia con deformità secondarie possono determinare un accorciamento. Nel caso del signor Pacciani, lui ha effettivamente delle ginocchia avare bilaterali, cioè cosiddette ginocchia a cavallerizzo, come si dice in campagna, però sono, come la scoliosi, delle malformazioni congenite, perché intanto la bilateralità della lesione,
e secondariamente l'assenza assoluta di mancanza di manifestazioni artrosiche. Quindi è da dedurre che sono congenite. Mi scusi, essendo congenite, quindi essendo una patologia che già aveva questo signore, questo tipo di patologia consente di correre meglio? Professor Cianciulli, proprio su questa ultima osservazione che lei ha fatto rispondendo all'avvocato Bevacqua, un uomo normale che non ha queste patologie congenite è in una situazione migliore di quello che ha queste patologie congenite o no, in merito all'agilità, al movimento? Le ho già risposto prima, avvocato, è indifferente. Cioè uno che è totalmente sano, senza nulla di congenito in questo campo. Avvocato, il fatto che il signor Pacciani ha una scoliosi dorsolombare, il fatto che ha delle ginocchia varie bilaterali, ha una vita normale, tant'è vero che lui ha fatto il militare, non è stato mica esentato dal militare, ha fatto il contadino, ha fatto il trattorista, cioè non comporta alcuna limitazione funzionale. L'unica cosa che può comportare, data la variazione dell'asse di carico della colonna e data la variazione dell'asse femore-gamba, possono determinare queste variazioni delle artrosi secondarie, che della fattispecie si sono manifestate a livello del rachide, ma non si sono manifestate, come vede, a livello delle ginocchia, che non hanno grosse manifestazioni artrosiche. Quindi è da dedurre che conduce una vita normale come una persona che ha delle ginocchia con un valgismo fisiologico. Ecco, ma corre meglio una persona... È uguale, avvocato. Avvocato, è uguale. Avvocato, avvocato, mi permetto, nel cortile, li mi permetto di farle notare che moltissimi nostri calciatori, se lei le vede per televisione, moltissimi nostri atleti hanno le ginocchia varie. E mi sembra che corrano uguale, tant'è vero che sono in nazionale. Sì, ecco, ora voi avete guardato, ho dato un brevissimo sguardo veloce alla relazione, avete osservato dei periodi, avete detto che le cartelle cliniche non le avete viste, però in questi periodi Pacciani ha avuto due infarti, 78 e 82. Ecco, voi avete fatto qualche osservazione su questo? Sì, professor Fazzari, avete fatto qualche osservazione nella relazione. Che riflessi hanno portato al fisico di Pacciani e al suo modus vivendi in quel periodo era e dopo? Questo che era stato posto. Facciamo rispondere al professore. Io chiedo a un professore che ha fatto una relazione, o a meglio a un collegio. Non importa. A un collegio. Non formalizziamo. Si rivolge a domanda e la faccio lo stesso, ma è stata già capita. C'è Mauri che ci ha detto che faceva la maratona. Sono morti tutti e due. Signori, vi ricordo che il periodo in cui succedevano quelle cose alle figliole è prima e dopo il momento in cui ha avuto l'infarto, ricordate? Perché se non ricordo male è dal 77 all'86, dal 76 o giù di lì all'87, il periodo in cui... Esatto, Presidente, ricorda quindi, bene. Sì. Quindi ve lo ricordo solo come dato storico e non lo commento. Però ha anche un processo già fatto, Presidente. Può rispondere, professore. A farla apposta, mi scusi se quasi una battuta, ma io un mese fa ho avuto un brutto infarto. Quindi, e non mi sento meno matto del mio fisico. Non lo sapevamo, professore, ci rallegriamo di vederla qui in buona salute. Non c'è dubbio che... Se, quindi noi dobbiamo fare, per questo ho fatto questo riferimento ovviamente, perché noi dobbiamo fare dei riferimenti teorici. E se noi parliamo dal punto di vista teorico, non c'è dubbio, una persona che ha avuto uno o due episodi infartuali e addirittura è portatore di un pacemaker per regolarizzare il ritmo, è evidente che dovrebbe avere, ripeto dal punto di vista teorico, dei momenti nell'ambito della sua giornata di difetto, diciamo, nell'ambito della prestazione fisica. Questo non significa
che non abbia la possibilità nella stessa giornata di prestazioni fisiche notevoli. Bene. E quindi ci si trova veramente, bisogna guardare la persona nella sua capacità reattiva del momento e delle sue capacità reattive di sempre. Non si può rispondere a questi quesiti. Va bene, signori, avete altro da chiedere al Collegio Perità? Nessuna domanda. Possiamo ringraziare. La notula naturalmente ce la rimetterete, se già l'avete preparata. C'è, no, c'è le spese delle radiografie, poi le facciamo. Vi ringraziamo e vi salutiamo. Buongiorno, arrivederci. Erano tanti, erano... Sì, la relazione... Ne sono morti oppure solo no. Due, la percentuale. No. Di tutti gli infarti... No, ma la... Sì, ci interessa la vostra. Ci interessa la vostra e noi ve la liquidiamo come comprensiva. Comprensiva di questa. Quindi nella notula che voi ci fate, per favore, prendetevela. Sì. Buongiorno, grazie, buongiorno.